Sei all'ascolto di Kappa Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. No, ma io adesso non per dire, ma vorrei chiedere ad Evaristo dove è finito Filiberto, perché lo sto cercando, cioè non lo so. Ho guardato l'email, se arriva un po' in ritardo, non lo so. Per me o ha perso il treno oppure è andato in un'altra direzione. Il treno che fa ciuff e ciuff, il treno dei desideri. Benvenuti su Kappa Radio. Qui dalla rete di Ferrara, scusate ma sto degustando una caramellina che Evaristo ha preparato lui, sì, perché sa fare anche le caramelle, sa fare tante cose belle, ma anche le caramelle, oh che belle, che belle. Salutiamo anche lei, ovviamente, Pamela Facci, con la canzone Le Caramelle. Oggi siamo proprio in tema, oggi Maurizio DJ, non lo so, si sente un artista libero, eh? Non sono riuscito a fare le poesie, oggi non ho avuto tempo a preparare il mio libro, e vabbè, ci sarà il suo momento, semmai domani inizierò a parlare come Osho, non lo so, mi sento un po' sullo spirituale, non lo so, è una settimana così, oggi lunedì 20 settembre 2021, è così, va così, signori siamo in diretta, 17, 9 minuti primi, 56 secondi e 37 decimi, per coloro che ci ascoltano in live, salutiamo Antonello con la festa dei funghi, pensate questa mattina l'hanno seguita in tanti, cioè, veramente scusate ma io non credevo la potenza che può fare una web radio, pensate un po' con concorrenza delle televisioni generaliste che tra l'altro ieri è partito anche Domenica In, ma non solo, anche i programmi altri, i contenitori della D'Urso. E invece no, molta gente ci ascolta e ascolta anche lui, Antonello di Magic TV, lo trovate ovviamente su www.ritrovi.com, segnalateci da dove digitate perché purtroppo so che in alcune zone non arriva, questo grazie sempre al meccanismo che non capirò mai, Facebook, ora quanto prima o poi parlerò con questo portavoce di Facebook, vorrei chiarire tante cose, cosette, non solo sulla privacy, eccetera, eccetera, vabbè, siamo buoni, siamo positivi, perché come diceva anche la canzone Franco Battiato, cos'è che diceva, è libera la mente, sì. Avete sentito il programma di arte e cultura, dai nostri nuovi studi della Kappa Radio con Paola, Carmelina, eccetera? Per informazioni www.letteralmente.info. E intanto direi che è il momento di fare un break musicale, Evaristo, il nostro regista, e qui dagli studi della rete Ferrara lanciamo un break. Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com. Oh, ma come sono buone le caramelle dei di Evaristo. Ormai mi va giù in gola, di traverso. Se lo sa il tipografo, va bene, poi gli capiterà poi anche lui, questa sera, non c'è problema. Allora, il viaggio con i trenini dell'amor che fa ciuff e ciuff, raggiunge dall'Emilia Romagna, raggiunge il Veneto, dove c'è Radio Studio 66, o meglio, lo Studio 66 di Kappa Radio,
E vediamo un po', perché io so che lui deve comunicarci qualcosa. Voi comunque scriveteci, redazione@kradio.net. Lo ripeto perché si era praticamente appaccicato alla caramella di Evaristo, pensate un po', nel labbro superiore, non so, tra la gengiva. E vabbè. Redazione@kradio.net, semplice. Poi per riascoltarci andate su www.kradio.net. E intanto i primi uccellini oggi cominciano a fringuellare perché sentono che c'è anche lui in linea. Eh sì. È lui, inutile lui. Allora Evaristo chiama lui. Ce lo vuole dire chi è lui? Ma chissà. Chissà. Magari sta ancora facendo la penichella, forse. Chissà, chissà. Dico bene. Eh sì. Qui Mario Pio, rispondo io. Pronto? Non è la Mivar, mi scusi. Allora, noi siamo una piccola radiolina, piccola, 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 ma grande, ma potente, elevata, carismatica, empatica. Sì, a manovella va meglio, secondo me. Comunque. Allora, abbiamo fatto questa aspirazione. Insieme. Telepatia, ecco. Ma forse ha contattato Zucca Scasella? No, mi scusi, ha contattato Zucca Scasella se ha Prima telepatia? che mi hai No. chiamato, che ho appena pubblicato un rapporto di una radio transistor della Mila. Non Bella. lo Che ascolta. io come dice lavoro. Parleremo tante una volta della radio transistor, qua a parte Ma lo sa che il patron chi è della Mivar? Marche. Sì, il signore è quello che è morto della notizia prima. E chi è? Ha un nome. Sì, ho capito Sì, chi più è. o meno è quello, ecco, sì. Vedo che ha studiato infatti. Sì, più o meno dovrebbe essere su e giù, più o meno, anche se c'è una curva, lei va dritto e forse riuscirà a dire il nome, oppure il cognome, non lo so. Perché siamo sulla trottola oggi, eh? Non è che siamo nella trottola, ma è la trasmissione che si intitola La Trottola. Eh sì, perché abbiamo fatto proprio una mascherina, me l'ha detto che mi sento male. Perché noi facciamo apposta perché gli altri copiano. Esattamente, poi è così. Infatti, basta andare anche su Spreaker.com, vedono una bella trottola e forse anche su Facebook tra un pochetto. Anzi, Evaristo mi dice che c'è già. Sai, abbiamo Evaristo oggi, non abbiamo Cocco. No, ma è il bello perché Evaristo si chiede dove è finito Filiberto. È quello il problema. Cioè, no, perché deve dirgli due paroline, eh? Perché vuole fare un album di poesie. Poi è finito. Non si trova. Non... Guardi lei se è finito nella regione Veneto, è andato in un altro studio, in Lombardia, da noi, in Liguria, in Toscana. Noi abbiamo più studi in Sicilia, li abbiamo tutti in Italia, in Europa. A business in Australia, in America. Ah, mi scusi che qui mi comunicano allora la trottola è il nuovo format vincente della K. Beh, io direi di sì, eh. Ecco. Eh sì, eh. Vogliamo svegliare gli altarini, dopo poi più di uno, cosa dice? Sono sempre io che ti do delle idee geniali. Scopriamo sempre tutti gli altarini, ormai diciamo anche la nostra partita IVA, il codice fiscale, poi siamo già da noi, eh? All'indirizzo di casa, numero di telefono, il mio numero di telefono è già scritto sul mio profilo.
Ecco, ma però vedo che qualcuno ci ascolta, anche i nostri webmaster, mi fa piacere. Alle 17. No, mi scusi, sono le 17:17 minuti, 57 secondi, 37 decimi. Ma a me mi basta un ascoltatore solo, è lo stesso per me. Ah sì, un ascoltatore no? O un mezzo. Sì, ho un'ascoltatrice, va bene. No. Sua zia, la prendiamo, perché no, c'è posto. Così. Allora, la notturna day di oggi, che poi oggi va in onda nel preserale, insomma, tutto un delle volte lo studio funziona, delle volte ci sono, dipende. Sì, come la sua telefonata di oggi, che è tutta amplifonica, non so se mi parla dentro in un imbuto, non lo so. Lunedì, no. Oggi è lunedì 20 settembre, pensi un po', 2021. Sì, salutiamo quelli che ascoltano la replica. Sì, anche in diretta su www.letteralmente.info. Salutiamo i direttomani, ecco. Direttomani. Bene. Il vostro direttore artistico è il dottor Loris Lambrusco, oggi no, Loris Stella, oggi niente Lambrusco. L'ha finito oggi, Lambrusco? Lo so. Io saluto l'editore Alessandro Brusa, giusto? Ma di chi? Alessandro Brusa chi è? Quello che sta mettendo il suo adesivo sul profilo là. Ma chi è che gli ha detto di mettere l'adesivo? Ma lo metto io, l'ho messo io, ha fatto lei, allora, quanto lei insomma sarà nella vita spirituale, ci darà un'eredità preziosissima, si ricorderà? Sì. Adesso quando vado sotto terra ti do i miei telefonini, il mio mozzarino, ti do qualche cellulare, insomma. Non che la vedono solo in televisione su TV Emilia Web da domani, dalle ore 12, attenzione, dalle 12:25 alle 13:45. Lo vuole ripetere? Mi raccomando. Ripeto lei. Come? La ripeto io? Fai il replay. Domani lei, sia con gli spaghetti, con l'ambrusco, la damigiana, il motorino, va in onda in formato random, certo non tutte le foto e forse anche il video, tutto domani si fa a puntate, come io non so se riesco a partecipare, perché domani sarò a Bologna, se lei parlare sarò in un punto a Piazza Trento Trieste domani sera, grande festa. E ti faccio gli auguri della giornata di domani, che non prendi mica la freddore e l'estrezzo con mal di testa. Ti faccio gli auguri di domani, e lo dico già adesso perché tra l'aria climatizzata, cioè, siccome io sono il porto sfiga, no? Appunto, non ti faccio già gli auguri adesso per domani, che non si sta mai. Sì, ma c'era anche un progetto che si chiamava Parola in Parola, come la canzone Parole. Ecco, no, Parole era Mina. Invece questo, sì. L'album, un nuovo album, si chiama Parola ed è un progetto che è nato grazie alle parole di Andrea Camiglieri. Andrea Mingardi, Andrea Camilleri. Ed è un disco, cioè un disco, ecco, non il disco lancio del disco, è un disco di 33 giri, non so. Un CD. Ecco, e questo disco infatti riguarda i compagni di viaggio di Caccamo. Sono quanti sono? Mi scusi. Come la canzone di Venditti, compagni di scuola. Sì, perché lei ha fatto la scuola elementare, scuola ATA. Lei ha fatto il liceo. No, lei ha fatto il liceo, che scuola media. Lei ha fatto la superiore, la inferiore, la mezza via, non lo so. No, non c'è proprio nessuno al telefono. Sì, ce ne sono tanti in linea. Sì, sì. Quante ne vuole?
Chi? Penso uno a caso se ne rispondono. A uno a caso? Oh, lei mi fa morire, uno a caso, vediamo un po'. Oggi il dottor Lambrusco è tutto così particolare, non lo so, e vediamo un po' se una la sa, perché ho perso il dottor Lambrusco per strada. Pronto? Sì. Ho perso il dottor Lambrusco. Dove? In riunione, è inutile, non lo so, ma... Comunque, diciamo, quella canzone, strada facendo, la Claudio Baglioni, prima o poi lo troverò. Certo che lo troverò. Io invece vorrei parlare oggi di Caccamo. Lei lo conosce? Pronto? Devi parlare di Caccamo. Caccamo, Giovanni Caccamo, il cantautore, ma cosa mi comunque? Lo so qui. Ha svegliato gli altarini qui in regia. Pronto? Qui Mario Pio. Pronto? Non c'è più nessuno. C'è qualcuno? Non lo so. Pronto? Beh, hai trovato qualcuno? Ma non lo so, e dovrebbero essere in linea quattro persone, ma... Pronto? Cucù? Oh, una c'è. Allora, Giovanni Caccamo, te lo ricordi? Io no. È quell'artista libero grazie alla canzone di Franco Battiato, eh? Non te lo ricordi quell'uomo libero che è il segreto di imparare a scardinare l'arte dal fine? Io ti avevo chiesto una poesia, oggi, ma non me l'hai mandata. È come una cosa alla regina, ho detto che stava in un'ora di lacrime e ho mandato solo la regina. Non l'ho mica visto, dove è finita? Anche con il nostro non è domandato, non so se avere. Ah sì? Beh, facciamo anche un'Ave Maria, poi così siamo già al completo. Facciamo la comunione. Facciamo la comunione, cresce. No, scusate un attimo, facciamo un po' di mente locale. Radio Mater, la conosce lei? Radio Mater Stereo. Ecco, Radio Maria, la conosce? Sì. Di Castellella e d'Erba. Non mi fare tu anche te, Radio Maria, ma male che ti vale. E dopo ti fanno tante offerte anche. Ah sì, ma è colpa della mia amica, perché se lei non vuole, far televisione. Io non so cosa dire. Radio Maria Bis, non lo so. Ora mettiamo su Radio Pace 2. Radio che? Radio Pace 2. Radio Pace 2, cosa dici? È una bella idea? Poi gli ascoltatori. Ha detto di no, negativo, ha detto no, negativo. Però sarebbe bello invece Radio Pace 2, sai? Che porta armonia, serenità, benessere. Sì, dopo i cittadini, gli ascoltatori ci fanno le offerte. Perché qualcuno magari potrebbe essere licenziato, perché da ottobre attenzione, abbiamo appena finito di fare una riunione, lei, l'amica, ne sa qualcosa oggi, che sentivo un fatto rumore, sentivo un rumore in sottofondo. Pronto? Che rumore sentivi prima? Quando ti ho detto? Delle pernacchie. Come delle pernacchie? Delle pernacchie sentivo. Eravamo sotto un trambicolo, un trattore, perché eravamo rimasti a piedi, perché stavo cercando Arcibaldo, solo che Filiberto non lo troviamo. Evaristo non sa più cosa fare, sono spariti. Cioè, hai capito? È tutto un lavoro così, io non lo so. Comunque, torniamo a noi, facciamo un po' una mente locale. Ecco. Mi dicono di calare la voce perché c'è della gente che ci sta ascoltando fuori. Lasciali fuori. Cioè, i giornalisti li lascio fuori perché io non li ricevo. Sì, cioè,
li cerchiamo tutti, lasciamo fuori tutti e chiudiamo, ecco, tutto. No, perché bisogna custodire anche la forza e la libertà che è in noi, eh? La nostra amica, ne sa qualcosa, poetessa, dico bene? Il nostro artista, oggi ti senti artista? Non è che è una grande carica, oggi lunedì, eh? Mi sto pensando. Lunedì sai com'è. Ah, ci può stare. È lunedì un po' fiacco. Sì, è un po' fiacco, qui ci vuole del lambrusco, secondo me. Ci vuole la carica del 101. Allora, intanto sto cercando, non l'Ave Maria, sto cercando, è qui. No, lei non mi ha mandato niente, c'è il Padre Nostro, Salve Regina, ma non c'è mica altro. Salve Regina. Ah, Salve Regina, eccolo. Eccolo qua. Figlia di Dio Padre, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo. Sì, no, ci sta tutto. C'è anche un canto per bambini. Ecco, adesso io lo farei cantare al dottor Lambrusco. Canti qualcosa, dottor Lambrusco? Lo so, non posso dimenticare. Cioè, ecco. No, sono tutti in fila, cioè, scusate. Allora, prova pure cantare. Metti sul disco. No, voglio che canti tu, Salve Regina, Padre. No. Va bene anche Ave Maria, va bene tutto, visto l'orario, sì, insomma, più o meno. 17:29. Ecco, intanto qui stanno preparando, sì, una sorpresa, I bignè al cioccolato e al limoncello. Io bisogna poi che vi saluto, perché si sente un profumo qui. Mangio. Mamma mia, che profumo caldo. Maurizio, ti faccio gli auguri per la giornata di domani. Domanda di riserva. Devo fare due interni, un esterno. Tre riunioni, un corso. Devo andare avanti. Perché mi fa questa domanda lei? Lei diventa mago, maghello? Ecco, non so. Io potrei arrivare a casa con una male la testa, non so, raffreddore, ma non so mai. Ma come te la sento così male? Sta facendo suo modo cuore? Cioè, io... È il tuo telefono che non va. Ah, il mio telefono? Vabbè. Sì. E la bimba oggi parla poco, mi sto preoccupando. Vabbè. Cucù. La bimba fa un cuscito. Cos'è in cucito? In fase di sarta? Sto cucendo. È una sarta. Ago e filo. Ecco. C'era anche quella canzone, Ago e filo e paglia, ecco, cioè... No, allora, cucire è un dono, è un pregio che non tutti hanno, scusi, Ecco. Però, no, come, beh, insomma, è così. Però io le dico. Quando c'hai un buco, quando devi attaccare un bottone, però non mi attacchi la parte. Ecco, lo so, però il dottor Lambrusco, se ha un buco nel calzetto, lui riesce a ripararlo, almeno la rosa blu. Non lo so, perché sennò a volte chiama anche il numero uno, Nick Carter, dico bene, gli può dare un aiuto. Comunque, cara bella amica, nostro girasole cristallino divino, è morto Carlo Vichi, anche. Certo, volevo dire Carlo Vichi, Carlo, io che mi sono dimenticato il nome. Ma come mai che non studia? Non si ha... cioè, io piango. Allora, chi è Carlo Vichi, a parte gli scherzi? È uno che... No, ma lei sta zitto, che ci pensa la mia amica. Non lo so. Ma allora sono in due che non hanno studiato qua oggi. No, e vai, io. Aiuto, help. Io ho studiato, io. Sì, allora prova, vediamo un po'. Il signore che è morto, io ho fatto tante cose in vita sua, del tipo, la prima radio di un registro, le prime televisioni in bianco e nero. Sì,
ma lei deve togliere il viva voce, non si capisce. No, non ce l'ho viva voce. E si sente malissimo, proviamo a abbassare Evaristo perché qua... Allora è la regia che non è capace. Ah, ho già capito, è colpa di Evaristo? Sì, sì, sì. Ecco, sono andato di là, sì, ha fatto un errore, beh. Purtroppo sì. Diamo la colpa al dottor Lambrusco che non c'entra. Beh, ognuno bisogna dare la colpa. Non so come funziona la regia io. Va bene. Allora, chi è questo Carlo Vichi? Allora? Uno che ha fatto tante cose. Tante cose. Ha costruito le prime radioline a transistor. Perché la mia amica poi ha trasmesso in una radio anche. Lo ricordi pure? Non te lo ricordi più? Era nel Veneto, scusa. No, adesso lì si ricorda più, è passato tanto tempo. Che frequenza era? Era il studio 106. Ecco, te lo ricordi? Radio Studio 106, radio annuale. Ti viene in mente qualcosa? Ce n'erano tante. Lo so. Una meglio dell'altra. Ma la più chi è stata? C'era Radio Centrale di Modena, e quando spegnevo io la mia radio si sentiva loro. Beh, fantastico. Allora c'era queste situazioni di filtri di disturbo. In Emilia c'era il problema a Bologna nell'aeroporto, ad esempio, Radio 88, che la mia amica poi a Bologna... Dica cosa è successo esattamente in treno. Prego. Sì, sì, ma il dottor Lambrusco non lo sa, mi scusi. Non può sapere tutto. Io l'ho già raccontato un'altra volta. Ma il dottor Lambrusco non lo sa perché era lì a bere dentro la damigiana, mi scusi. La vuole raccontare in treno? Allora, dovevo andare a... San Giovanni in Persiceto. Sì, con il treno. Sono scesa a Bologna, quindi Venezia-Bologna. Ho preso il treno per San Giovanni del Siceto, però non dovevo andare a San Giovanni del Siceto, la stazione, dovevo andare a San Porto Dolce, la fabbrica della Lamborghini. Sant'Agata, quale fabbrica? Sì, Sant'Agata. Sì, Sant'Agata bolognese, ma non ho capito la fabbrica, sì. Scusa. La Lamborghini. Ah, allora, c'era lì? Ma c'era anche Pieve di Cento, sia un po' più precisa, la vedo un po' sconfusa oggi. Già che la sentivo male prima, ora invece va molto meglio, perché era Evaristo, che okay, vabbè, pazienza. Evaristo. Dica pure, non si perde. Ah, devo entrare qualche miagola, dai, vieni dentro. No. Cosa vuole? Mangiare? Da quest'ora? No, è da fuori, vuole venire dentro. Sì, ma tra un po' arriva Nerone, attenzione. Sì. Beh, insomma, allora, Bologna, San Giovanni del Siceto, ok. Non avevo preso il biglietto di ritorno, quello Bologna, Venezia, sì, ma non avevo quello per San Giovanni del Siceto, Bologna. Quindi... andare in stazione, la macchina era fuori uso, ora di biglietti. Al bar era aperto, ma avevano finito tutti. E quindi, sono salita in treno, sono subito andata a cercare il controllore per dirgli, guardi, la macchina era fuori uso, il bar era senza biglietti, quindi potevo fare il biglietto. E non mi sono venuta. E lui dice, scusa, ho detto, ma... io non ero una volta, ho viaggiato in treno, sono andata da Liguria a Reggio Calabria in treno, in un lago, non è successo una cosa del genere, che non è colpa mia se non c'era la disponibilità del biglietto. Io come sono salita ho detto, di solito ci vado al controllore e ti fa il biglietto, non la multa. E mi fa, sì, ma qui siamo in Emilia Romagna. Ho detto, no, per favore, anche in Italia, io ho detto. Perché l'Europa d'Italia funziona così, fa diverso. Ma tanto la multa. Non fa ridere, dottor Lambrusco? No, piace. È
quanti soldi hai preso di multa? Oh, non tanto, perché da San Giovanni per Siceto a Bologna non è che il tratto è... Ma ho fatto pure lo sconto forse, non so, non mi ricordo quando. Comunque non mi sono, non mi ha dato il biglietto. Io ho detto scusi, guardi, io... E poi era di fretta perché era praticamente sotto forse il periodo dell'Epifania lì. E non c'è stato verso, e no, mi ha detto, ma io pensavo che a te mi paga, no, no, passiamo, io non ero mamma. Vero, però anche io non lo so molto. Oddio, ma perché non hai pagato il supplemento dei treni? No, perché volevo fare il furbo. Ai. Sono onesta, ho capito una volta il furbo, ma io non ho fatto la persona onesta, sono salita nel cerca subito del controllore, non ho fatto la furba, ma anche non lo cercavo, non pagavo niente, pagavo niente. Allora, intanto io vi interrompo un attimo perché è arrivata una comunicazione e anche questa volta il dottor Lambrusco ha indovinato. Io avevo già messo in scaletta il 2. Stanno trivellando gli studi? Non è possibile, sta tremando tutto qua, ma non è possibile. C'è sempre qualcosa che non va. Allora, intanto io avevo già messo in scaletta in database il 2 ottobre che dovevamo essere a Bologna, guarda caso. Oggi si parla proprio del capoluogo della provincia di Bologna. I signori Cosmo rinviano i concerti, pensate un po', perché non vogliono e non possono rischiare. Cioè, ragazzi, ma una sfortuna. Una dietro l'altra. Se domani ti chiedono il Green Pass che ti attaccano una multa, come fai? Allora, ripeto, questa è una notizia non ansa, ma ansia, e dice con molto rammarico, mi ritrovo... Ansia. Ma chi parla? L'oratore chi è? Lei o io? No, non ho capito. Parliamo un po' tutti insieme, andiamo a dormire. Allora, ma ti faccio vedere cosa stavo cucinando. Sì, un attimo che c'è il tram. Sì, il tram. Il trapano. Ci sono lavori in corso. Non ce la possiamo fare oggi. Cioè, non ce la possiamo fare. Ma senti che roba. Ma io non lo so. Ma voi sentite? No. Ecco, si sono calmati. Cioè, scusate, adesso vi mando giù la guardia perché... No, prendi un megafono che... La guardia così... poi, io non lo so. E poi... Ma siamo in diretta? Ma robe da matti, dico io. Aia. La guardia e poi ci resta tutti quanti insieme e andiamo in casa buia. Allora, chissà se riesco a leggere questa ansia, notizia ansia, non ansa. Allora, ripeto, Con molto rammarico mi ritrovo a dover comunicare quello che speravamo che non sarebbe mai potuto accadere. Cioè, i concerti, attenzione, potrebbero essere rimandati a data da destinarsi, l'1 e il 2 ottobre e forse anche il 3 ottobre a Bologna. Sony Cosmo, non ho finito! Sony Cosmo... ad annunciare via social in rinvio e della prima festa dell'amore, pensa cara, la prima festa dell'amore, i tre live, si è incantato il disco, no perché sto guardando qui, che mi stanno guardando, Evaristo diceva, cosa stai dicendo? Abbiamo già organizzato tutto e lo studio mobile è un... i tre live avrebbero previsto l'uso del Green Pass. Ecco, cominciano ancora i trapani, ma non si può, siamo in diretta. Ferma, vai giù che cioè io non lo so, siamo in diretta, scusa. Sì, ma loro devono lavorare. No, perché noi siamo qui a giocare, a pettinare le bambole, cioè non lo so, dalle 5:30 di mattina. Via dal video, spostati che devo leggere le notizie, è veloce, dinamica, svelta. Allora, i tre live che avrebbero previsto l'uso del Green Pass per assistere agli spettacoli. Ma senti che lavoro di trapano. Ma vibra tutto gli studi, scusa. Proprio ora. Ma vedi un po' di una cosa.
No, c'è poco da dire. Lei è in piedi, è seduto, il distanziamento è giusto? Non lo so, non lo so, mi sto preoccupando. Cosa vuole dire? Dica mo. Dica. Mi è venuto in mente che la trasmissione forse le prossime volte è meglio di farla alla sera perché il pomeriggio c'è sempre della confusione, secondo me. Forse le potrei dar ragione, sa perché? Perché lei oggi non ha bevuto, è quello il problema. Cioè, qui si mangiano i bignè al limoncello. Ecco, no, io mi sono fatto un po' di pignoletto e un po' di lambrusco. Questo sì, questo sì. Ecco, Ognuno parla per il suo corpo. allora qui mi comunicano che la ragione è che il governo deciderà sull'abolizione del distanziamento ai concerti il 30 settembre, il giorno prima dell'evento. Io personalmente non ho capito nulla. Mi ci vogliono in tasca. Sì, intanto sto vedendo i messaggi che arrivano dai concerti privati. Sì, no, hai pienamente ragione. Sì, è così, eh. Purtroppo è una situazione tragica. Sì, infatti. Ecco, poi ha foderato lo schienale di una sedia, caro dottor Lambrusco, eh? Capito? La nostra amica ha foderato, non so cosa è successo, ma ce lo spiega. Dica, dica, cosa ha combinato? Ha combinato. Cos'hai combinato? Aveva una sedia che Sì. praticamente era uscita da una piuma e non avevo della pelle, qualcosa per cosa. Avevo un paio di soldi che mi era diventato un po' piccolo, una bella fantasia fiorita. E quindi l'ho tagliato, adesso ho fatto lo schienale, poi devo fare la seduta anche, però la seduta la farò domani. Seduta stilistica. Ma lei potrebbe fare la tappezziera, mi scusi, il suo nuovo lavoro. No, scusi. Ho foderato tutte le sedie di mamma, mi sono foderata anche sotto del divano per delle volte. Ciao, la prestatrice è quella grande. Ma lo sa che lei, cambiando discorso, posso fargli avviare un corso gratuito di cinema per educatori, eh? Cioè, lei lo sa che dal 5 ottobre 2021 c'è anche il Festival del Cinema Nuovo? Lo sapeva? Adesso lo sa. Si può organizzare un corso di cinema online gratuito per educatori di centri e cooperative dedicate alla disabilità. Pensi, pensi che fortuna, eh? Dedicati, ripeto, alla disabilità. È un percorso teorico? Io sono invalido, scusa. Un percorso, non svegliamo gli altarini, uffa. Un percorso teorico, pratico, articolato in 8 lezioni da un'ora e tenute da chi? Da lui, da Andrea Caccia, per scoprire ovviamente se si realizza un progetto audiovisivo dalla sua ideazione sino al prodotto finale. Signori, 17:45, tempo di andare a degustare i bignè al limoncello. Lunedì 20 settembre 2021, ci aggiorniamo a frappè, direi. Fate i bravi e non pungerti, tu, mi raccomando, con l'ago, non pungerti. No, finito, finito. Hai già Adesso finito? devo rialzarla, adesso devo rialzarla, sì. Ah, sì? Oh, che bello! Ma lei? Domani, quando l'ho finita, ve lo faccio vedere. Ah, sarà meglio, anzi, è un dovere. Ce la fai vedere? No, non quella cosa. Detto così. No, non è il caso. No. Detto così è un po' ambigua la situazione. Poi siamo in bollino La giallo-verde da questo momento. sedia rivestita, Rivestita, anche questo va bene. No, io le consiglio invece di costruire le papusse quando lei andrà in alta montagna tipo Heidi e pelerà le pecore, perché insomma le pecore devono essere tosate, mi scusi, col gran caldo, e lei può fare le papusse, le ciabattine, le può rivendere. Cosa ne dice il dottor Lambrusco? Almeno prende 2 o 3 soldini. Perché se vai in mezzo a una cooperativa non lo so cosa può succedere. Mi lasci un po'. Saluti, presto che tardi.
E va bene, allora grazie, grazie, grazie ovviamente a tutti voi in tutto il mondo che ci state ascoltando, ci state preferendo, e ovviamente anche i miei migliori saluti. Alla prossima, termina qui questa notturna day veramente targata oggi, lunedì 20 settembre 2021. Grazie a lui, ovviamente, Evaristo in regia, che oggi ha combinato un po' di triche tracchete ballacchete. La prima parte è un po' tarari tarara, i volumi andavano un po' in qua, un po' in là, un po' su e un po' giù. Grazie ovviamente anche al supporto del dottor Lambrusco, dei Katiuscia, Nicola, Sharon, tutti coloro che hanno collaborato con noi, e ovviamente a tutti voi. Alla prossima. E grazie a voi, se non ci siete voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, noi non siamo nulla. Grazie e buon proseguo, la linea ritorna alla rete mondiale. Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com. Sei all'ascolto di Kappa Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. No, il bello lo so, è così, poi lo sa anche la Jacqueline, lo sa che questa sera c'è il Grande Fratello, lo so, e allora entrerà forse Cappuccetto Rosso, forse, sta girando in mezzo al bosco perché sta raggiungendo anche chi, non si sa chi. Ciao ciao! Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com. Cos'è che dice? La Befana. La Befana. Vieni di notte con le scarpe tutte rotte. Sì. E poi? Poi non mi ricordo più. Mi sembra anche giusto. Io capisco che. Allora, io capisco che a volte è meglio non capire che c'è Giacomino ai microfoni. Allora Giacomino vi saluta insieme alla Giacomina e anche la zia. Ecco, e anche la zia. Va bene. Ecco, vi salutiamo. Ciao ciao. Ehi tu, sei su Kappa Radio? Guarda che ti controllo, eh.